Allora, queste sono le regole che ancora qualcuno non ha capito. Noi abbiamo in collegamento Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell'Interno, anche per cercare insomma, di sciogliere gli ultimi dubbi, per i dubbi pratici. Venne trovato. Buonasera, innanzitutto. Ecco, allora chiariamo che cosa si può fare e non si può fare. In particolare, guardi, vado al punto diretto: cosa si può fare in quei giorni di festa, tipo le cene di Natale, le cene di Capodanno? A che ora si può? È sempre possibile lo spostamento dalla propria abitazione verso l'abitazione privata di un amico piuttosto che di parenti, di al massimo due persone per una sola volta al giorno, anche con ragazzi sotto i 14 anni, ma tra le 5 del mattino e le 10 di sera. Il che vuol dire che se io vado a trovare i nonni piuttosto che mio fratello, piuttosto che mio amico, io alle 22 devo essere tornato nella mia abitazione. Quindi di notte non è possibile questo spostamento. Ecco, quindi praticamente la regola è quella del rientro a domicilio. Se io invece decido di andare, di spostarmi, vado a cena alle 21 per fare la cena di Capodanno, mi fermo a dormire fuori a questo punto, cioè non posso rientrare giustamente, oppure No, rientro. non può rientrare perché il lockdown per quel giorno, o meglio, per il primo dell'anno, non è solo fino alle 5 del mattino, ma fino alle 7 del mattino. Quindi i movimenti sostanzialmente non sono ammessi. Grazie allora al sottosegretario Achille Variati per averci anche chiarito e insomma per averci fatto un esempio pratico di quello che si può fare così che la gente che ci sta seguendo in questo momento capisca le regole previste per queste festività.